Salve a tutti, sono qui ospite del canale Opinioni di Luzio perché l'amministratore appunto di questo canale mi ha chiesto se volevo fare un video sul suo nuovo canale di opinioni e io ho accettato volentieri perché mi sembra una cosa simpatica fare una visita su un canale altrui. Ovviamente l'amministratore mi ha dato carta bianca sull'argomento e sulle opinioni che esprimerò, che non necessariamente rispecchiano quelle che sono le opinioni dell'amministratore, e visto che vista questa apertura mentale non ho potuto che accettare questa proposta. Vengo subito all'argomento che voglio trattare. L'argomento è la netiquette in internet e in special modo su YouTube. E vengo subito a un esempio specifico. Come chi lo conosce avrà capito dalla stanza in cui mi trovo, l'esempio che voglio prendere è Serafino Massoni, che è un notissimo vlogger di YouTube. Il personaggio in questione io ho avuto modo di conoscere e seguire anche da parecchio tempo, perché partendo dai pregi, perché al di là delle polemiche che ho avuto con lui, e magari sarà anche questa una polemica, gli riconosco delle qualità e non è mia indole negare, vedere le cose in bianco e nero. Massoni ha delle qualità e ha dei limiti, secondo me. I pregi sono sicuramente una buona, diciamo, cultura generale umanistica, datagli probabilmente dalla fortuna che ha avuto di fare un lavoro intellettuale che gli ha permesso di continuare a studiare anche dopo il processo di apprendimento classico, quindi dopo l'università. Perché ovviamente facendo il professore tu sei costretto a spiegare delle lezioni, quindi puoi tornare su certi argomenti, puoi approfondirli, eccetera. Questa è una cosa che vedo anche nel mio settore, quando devo fare una lezione, un tutorial su un programma, questo mi costringe ad approfondire, a migliorare la mia conoscenza, perché nel momento in cui la devo spiegare una cosa devo conoscerla veramente bene, e a volte questo esame di coscienza intellettuale, diciamo, porta a trovare dei buchi che uno non sapeva neanche di avere, perché pensava di sapere, ma in realtà sapeva un po' di meno. E questo quindi è un processo utile anche a chi insegna, utile a chi deve comunicare qualcosa. Quindi diciamo che ha questa cultura buona che trasmette e che a volte è molto utile. Io per questo l'ho seguito sicuramente. A volte parla di scrittori che io non conosco, faccio un esempio recente, ha parlato in un video di un pensatore greco latino, non è ben chiara la provenienza, ma interessante, che io non conoscevo, nello specifico Celso, che dopo aver visto nel suo video sono andato ad informarmene, ad approfondirla un po', perché mi interessavano anche le sue teorie. Quindi questo è sicuramente un suo pregio. Un altro pregio è anche la capacità che ha di gestire la comunicazione in una modalità simpatica e piacevole, diciamo quasi in un senso cabarettistico, ma in senso positivo, ovvero la capacità di veicolare anche dei concetti di un certo livello, che non è da tutti, in modo leggero, simpatico, digeribile, diciamo. E questi sono dei pregi che io gli riconosco. Veniamo però ai limiti. I limiti di Massoni, secondo me, sono di due nature. Uno, la scarsa scientificità delle sue teorie, diciamo, e due, il modo in cui, come dire, reagisce alle critiche. Veniamo al primo problema. Secondo me Massoni molte volte esprime appunto delle opinioni, ma non le suffraga con prove concrete, tangibili e condivisibili in maniera obiettiva. Perché un conto è dire me l'ha detto mio cugino, un conto è dire c'è questo studio di un'università, queste prove tangibili in un certo campo piuttosto che in un altro, eccetera. Mentre lui vedo che tende un po' a dire io la penso così, punto e basta. E questo si vede, faccio due esempi, quando ha parlato dell'anno luce e lo ha definito come una misurazione di tempo, poi incaponendosi anche un po' in questa cosa, e ha detto semplicemente una cosa che non è vera, una cosa sbagliata. Quando sostiene una cosa un po' più complessa, che l'universo è infinito nel tempo e nello spazio, sostiene una teoria che è sua, che è stata condivisa anche da pensatori passati, tipo Giordano Bruno, o una minoranza di astrofisici moderni. Ma la comunità scientifica nel suo complesso ha una visione teorica diversa, suffragata da osservazioni concrete e da ovviamente formulazioni matematiche. Giordano Bruno può essere un grande pensatore, ma era un filosofo, tra l'altro, quindi era più forte probabilmente in altri campi. E parliamo di una persona che è vissuta 700 anni fa e che non aveva accesso alle informazioni a cui abbiamo accesso oggi. Nessuno si farebbe curare da un medico di 700 anni fa. E questo vale però in tutti i campi culturali.
Quindi, nel caso specifico, per farla breve, ci sono delle osservazioni. Negli anni 60 ancora era incontestato il discorso del Big Bang e altre teorie scientifiche, perché non c'era quella che poi venne scoperta come una prova molto importante, non definitiva, però molto importante, che è la radiazione cosmica di fondo, che ci dice che l'universo in passato era molto caldo, molto denso, e ci dà un indizio, insomma, che rispecchia quella che è poi la teoria del Big Bang, così come l'espansione delle galassie scoperta negli anni 20 ci ha dato un'indicazione che l'universo non è statico, e questo contesta una visione statica comunque dell'universo e ferma all'infinito, perché un universo infinito nel tempo si sarebbe già espanso all'infinito. Adesso, senza andare a specificare magari questo paradosso, come un altro paradosso che ha contestato è stato il paradosso di Olbers, che un altro pensatore che lui ama citare è Newton, che sosteneva che l'universo potrebbe essere infinito, non ne aveva la certezza, però potrebbe, e già il suo tempo venne contestato dal paradosso di Olbers, che lui stesso riconobbe matematicamente correttissimo e trovò un escamotage a questo paradosso, ma non lo contestò, perché matematicamente, da un punto di vista dell'ottica e della matematica, è corretto. Massoni, scusate, dice che è una sciocchezza, con parole anche più forti. Questo è sbagliato, perché non è così. Quindi, per dire, queste sono alcune idee che lui ha passato. Un'altra, in ambito biologico, lui nega il valore del determinismo biologico. Questa è un'altra cosa che non è riconosciuta dalla neurologia, dalla biologia moderna. È vero che c'è un grosso impatto dell'ambiente, questo nessuno lo nega, però non è sostenibile che non c'è un grosso determinismo biologico. Ci sono studi concreti sui gemelli che dimostrano che, anche se non si sono mai conosciuti, anche se sono stati separati alla nascita, hanno molte caratteristiche, non solo somatiche, e già comunque ci dice qualcosa, ma anche caratteriali e di comportamento, perché ovviamente c'è un determinismo anche nel nostro comportamento e nella biologia. Quindi questo per fare due o tre velocissimi appunti. Rimangono, ovviamente, ognuno può dire quello che vuole, la scienza poi prima di tutto procede per critiche, quindi le nuove idee possono sembrare tanto più strane, e questo non deve farcele censurare a priori, però vanno sostenute da delle argomentazioni logiche e basate su delle osservazioni, da cui scienza sperimentale, non scienza meramente aristotelica per cui uno pensa una cosa e quella cosa è giusta perché l'ha detta una persona. Questa è una visione della scienza che è sorpassata ed è fondamentalmente sbagliata, perché l'aristotelismo, pur costruito su una grandissima mente che era quella di Aristotele, aveva questo grave errore e è stato, appunto, per questa motivazione abbandonato. Quindi, secondo me, un po' di umiltà nel dire io penso questo, porto, o l'umiltà di dire se voglio convincere gli altri porto delle prove tangibili, logiche, per cercare di convincere gli altri e far accettare in maniera obiettiva queste mie scoperte, che possono anche essere vere. Un'altra problematica di Massoni, che secondo me è importante, è la sua, diciamo, il suo stile di reazione alle critiche. Io ho notato molte volte che se una persona gli fa notare che sbaglia nello specifico, cioè gli contesta le sue teorie per una cosa piuttosto che per un'altra, magari ovviamente cercando di portare delle prove, perché la contestazione per la contestazione non è utile, e sarebbe, torneremmo all'errore di prima, insomma. Ma io vedo che molte volte, quando le persone tendono a criticarlo, lui tende a chiudere la comunicazione, non accettare la critica, dire sì, guarda, questa critica è sbagliata, ti ringrazio per la critica, questa critica è sbagliata per questo, questo e questo motivo. Bene, io questa cosa non la vedo spesso in lui, vedo più che altro la tendenza a dire no, tu dici questa cosa, sbagli perché sei cavallo su di battaglia, tu sei un bimbo minchia, non hai lavoro, non hai studiato, non hai fatto questo, eccetera. Questo è un modo di reagire, secondo me, infantile e sbagliato, perché è quello che in retorica si chiama argomento ad hominem, ovvero Tizio dice una cosa, però Tizio è, per dire, francese, e come francese non può dire, non può aver ragione, oppure un'altra cosa. È una forma di razzismo, ma è sbagliata. Noi non possiamo precluderci delle informazioni dagli altri solo perché sono fatti in una certa maniera. Non è se noi dovessimo accettare questo modo di argomentare, che è sbagliato, dovremmo, prendiamo due pensatori in ambito letterario, Leopardi o Wilde. Leopardi ebbe una vita abbastanza disadattata, se vogliamo, per problemi di salute, tutto quello che vogliamo, però non ebbe una vita molto attiva, socialmente inserita, eccetera. Questo non può portarci a criticare le sue opere su questa base qui. Le sue opere vanno criticate per il valore letterario, se c'è o non c'è. Wilde ebbe una vita che per il tempo era contraria a quella che era la morale del tempo.
questo però non ci può portare a criticare le sue opere per questo. In altri campi, velocemente, posso citare Gödel, uno dei più grandi matematici del secolo scorso, che aveva chiari problemi mentali, ma questo non va a inficiare le sue teorie, non è che per questo diremo che non ha detto delle cose corrette, anzi. O Cantor, uno dei padri della matematica moderna, entrava e usciva da manicomio e morì in un manicomio, ma questo non inficia le sue capacità matematiche. Turing, lasciatemi citare Turing, una persona che si è suicidata per i suoi costumi sessuali, che nell'Inghilterra dell'epoca in cui visse non erano accettati, e rimane però il padre dell'informatica moderna, al di là di quella che era la sua vita personale, e che oggi forse accetteremo anche di più, ma non è questo il punto. Noi andiamo ad analizzare quelle che sono le idee di Turing, non il suo modo di vivere. Ecco, questo è quello che voglio dire, cioè non è solo una mancanza di rispetto andare a cercare il pelo nell'uovo o il fuscello nell'occhio del nostro interlocutore. Quando parliamo di un argomento dobbiamo rimanere attinenti a quell'argomento lì. Lasciatemi citare due pensatori che a me sono cari, uno Voltaire, l'altro Orwell. Nel primo caso non è esattamente Voltaire, ma è una citazione da un suo biografo che comunque riassume benissimo il pensiero di Voltaire. E cioè, posso non essere d'accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Che questa è l'essenza della tolleranza. Perché è molto facile tollerare chi la pensa come noi, ma non è tolleranza. E non è solo, come dire, un rifiuto dell'altro, ma è un limite che ci può limitare molto a noi, perché non tollerare, non ascoltare neanche per curiosità pensieri diversi dai nostri è come guardare un paesaggio solo da un punto di vista. È facile ed è umano ed è più comodo ascoltare e circondarsi solo di persone che la pensano come noi, ma questo ci limita la nostra visione della realtà. Un altro personaggio che volevo citare è Orwell, che più o meno dice la stessa cosa quando dice che libertà significa dire alla gente quello che la gente non vuole sentirsi dire, perché è lì che scatta anche la possibilità di crescere, perché se noi rimaniamo ancorati alle nostre idee e ci circondiamo di persone che la pensano solo come noi, rimaniamo fermi a una posizione che può essere più o meno giusta. Se è giusta, ma è difficile che lo sia al 100%, andrebbe anche bene, ma siccome non lo sa, è difficile che sia giusta al 100%, noi ci precludiamo una migliore visione della realtà. Cito un ultimo aneddoto in un articolo di Dawkins, che è un biologo inglese, abbastanza famoso, che dice che gli capitò di seguire una lezione in cui un insegnante inglese spiegava una cosa di biologia e c'era come visiting professor un americano. Questo visiting professor andò dal docente quando ebbe finito la lezione e gli disse: guardi che lei ha sbagliato, perché questa teoria che sta sostenendo è stata provata 20 anni fa sbagliata per queste motivazioni. L'insegnante inglese, invece di arrabbiarsi di questa cosa qui, lo ringraziò dicendo: io la ringrazio perché per 20 anni ho insegnato una cosa sbagliata e lei mi ha mostrato che ho sbagliato. Questa è una cosa a livello psicologico che può sembrare difficile, lo è sicuramente, però è una conquista raggiungere questa visione, che deve essere secondo me la base di ogni persona che vuole vedere il mondo in maniera scientifica, ma anche semplicemente aperta. È una conquista che secondo me è molto importante e che ci dobbiamo tutti tendere con un po' di sforzo, perché va un po' contro quella che è la natura umana, che è quella di aggrapparsi a uno scoglio di sicurezze anche a livello cognitivo e rimanere lì. Ecco, essere consapevoli di questo può essere un aiuto per evitare che questo meccanismo scatti magari quando non ce ne accorgiamo. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito. Piccola nota personale: io cercherò sempre di non bannare mai nessuno dal mio canale, fino adesso non l'ho mai fatto. Al massimo potrei cancellare qualche commento volgare, perché secondo me una volgarità eccessiva forse non porta da nessuna parte. Lo stesso spero e credo che succederà in questo canale, altrimenti sarei il primo a chiedere che questo mio video venga cancellato per protesta civile non violenta, ma sono convinto, conoscendo l'amministratore, che questo non succederà. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che avrete delle critiche da farmi e commenterete sotto e mi direte dove sbaglio, se sbaglio, e come posso migliorare anche questa visione del mondo. Grazie di nuovo a tutti, un saluto a tutti e specialmente a Serafino Massoni, che continuerò comunque a seguire, e vi ringrazio ancora e alla prossima. Buonasera.